Benvenuta ancora una volta alla TV delle ragazze. Ma buonasera, buonasera, mamma mia. Ma chi mia. Ce l'avesse detto? Capito? Che bello, ti ha fatto impressione? Sì, sei rimasta sì, un po' sotto shock. Mi sono sentita un po' poco bene, ma no, però insomma, è bello, 30 dai. Anni fa eravamo una vabbè. Forza della natura come oggi, perché ti poi... Intanto voglio dire una cosa, sei stata... No, incredibile, all'epoca che tu eri da poco diventata, nell'88 se non sbaglio, la prima donna... Dell'87, l'anno prima, la prima donna a condurre il TG di prima serata in televisione, nella televisione italiana, roba epocale, e ha accettato di farsi intervistare in camera da letto da sì, noi. Sì, come ho fatto a dirvi di sì, non lo so, perché eravate talmente simpatiche, brave, spiritose. Ma... Poi dopo non l'avrei probabilmente più fatto, perché non mi rendevo mica conto. Però ti posso dire, ma forse non eravamo un po' più liberi, più folli, più coraggiosi? Io rivedendo certe cose che abbiamo fatto... Sì, da una parte sì, dall'altra però... Avevamo anche un po' capito che la strada per noi sarebbe stata molto più faticosa per ottenere le stesse cose rispetto ai maschi. E quindi questo ci ha temprate. Ci ha temprate. Tra l'altro, nell'89, quindi l'anno dopo, tu hai deciso, giovanissima, di fare l'inviata, no? Sono memorabili, sì, naturalmente. Avevo già cominciato nell'88, poi nell'89 esatto. Col muro di Berlino, ecco. Insomma, lì è stato meraviglioso. Per l'inviato. Mentre noi sgambettavamo e facevamo le sceme, tu eri, no, a seguire cose molto più importanti. Tra l'altro, memorabile la notte della caduta del muro, che tu hai seguito tutta. Ma in questi anni, no? Come è cambiato il giornalismo? Nel senso, con tutte adesso la politica che parla attraverso i tweet, le fake news o verità alternative, come le chiamano? Sì, no, di verità alternative non esistono, ecco. Ovviamente, anche se i politici cercano di spiegarci che sì. Ma siccome anche Trump pensa che i giornalisti siano i nemici del popolo... Qui in Italia siamo poco allineati. Ci manca, sì sì, siamo abbastanza allineati, e è cambiato che non c'è più tanta intermediazione giornalistica, nel senso che i politici preferiscono comunicare direttamente con il loro elettorato, quindi non ci sono domande scomode, non ci sono balle spaziali che possono essere scoperte, rivelate, e per chi è al potere è molto più comodo. Per voi è un po' più complicato. Per noi è più complicato, però... Tu vai dritta, cioè, per la tua strada, sì, tutte le sere. Sì, sì, ti è dispiaciuto che Di Battista non ti ha messo nella lista dei giornalisti buoni? No, 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 sono molto felice. No, no, non voglio perché essere... Perché dritta, io vedo che c'era... Beh, insomma, poi... Anche in Rai, insieme a... altri colleghi abbiamo fatto delle battaglie abbastanza epiche, no? Per tenere i politici fuori dal servizio pubblico, per i giornalisti con la schiena dritta, quindi no, no, sempre meglio essere in nessuna lista, né nella lista nera né nella lista bianca. Meglio non essere, poi butti fuori dalla porta e i politici ti entrano dalla finestra, in Rai sempre. Specialmente, ma questa è una vecchia storia. Senti, tra l'altro hai dichiarato di non aver mai visto tanto testosterone in politica in questi tempi, cioè da Trump a Putin, anche qui in Italia. All'Italia? Sono tutti questi no? Maschi che tu dici presunti alfa, però. Molto, molto presunti. Sì, trovo di sì, trovo cos'è che... Cos'è questa escalation, no? Che è successo? È successo che un po' stiamo andando indietro, per questo che io dico sempre alle giovani donne, soprattutto a loro, mai dare per scontati i diritti acquisiti, bisogna sempre battersi. E poi non lo so come mai le donne, soprattutto in Italia... siano un po' poco coraggiose. Le donne devono essere anche disponibili a rischiare un po', perché se no... E se non se lo dice Lilli? No, se no non otteniamo niente, nel senso che... voi avete avuto prima la sconosciuta del PD, molto interessante. È come almeno una donna che vediamo in queste settimane, appunto. Ma se può essere possibile, secondo voi, che anche in questa corsa per la segreteria... un partito come il Partito Democratico non ci sia nessuna donna. Allora, un po' saranno i maschi che esagerano come sempre, un po' siamo anche noi che non ci prendiamo quello che ci è dovuto. Ecco. Cosa che fa invece Clara, la protagonista del tuo romanzo. Hai visto come mi sono attaccata? Sì, che carina. Sì? Ho fatto la liaison. Perché sì.
Willy Gruber scrive, allora praticamente sta tutti i giorni 8:30, 10 mesi l'anno, poi d'estate scrive romanzi che sono dei best seller, da settembre è primo in classifica, cioè sta dentro le classifiche in maniera ai primi posti, grande scrittore, non so, poi dopo ne parliamo al tempo libero, sì, però è un romanzo sì, molto interessante, Inganno. Si chiama Inganno ed è un romanzo reportage, quindi ho cercato... C'è questa donna forte. Dove c'è questa donna Clara, che è una giovane ragazza che... per i suoi tempi, quindi gli anni 60, perché racconto gli anni 60, gli anni delle bombe del Sud Tirolo, e quindi siccome lì si apre sempre una finestra sull'Europa e sul resto del mondo, piena guerra fredda eccetera eccetera, e lei capisce che in realtà se è forte può anche ottenere il potere, e quindi è molto determinata, una giovane donna anche molto emancipata, come piacciono a noi. Fa parte di una trilogia bellissima dove tu praticamente vai a scavare nelle tue radici, una specie di seduta psicanalitica. Sì, perché no? La trilogia è sulla storia della mia famiglia. Esatto, sì. Che poi del Sud Tirolo. E aspetta che mi metto anch'io così bella. No, perché sai, quando ti vedo a te mi viene sempre da sacco di amici insaccati. Insomma, lei fa ginnastica, io no. Allora, sì, infatti anche a me mi è venuto. Siamo sorelle di giacca, vedi, anche vestite. Ah sì, mettiamoci, fa vedere. Un altro colore diverso, però. E, che mi ha fatto perdere il filo. Che stavamo dicendo? Ecco, no, che tu, appunto, Sud Tirolo, parli della tua patria, che si chiama Heimat, no? Che è una parola bellissima, che vuol dire patria, radici. Patria, radici, focolare, identità, è una cosa più calda della perché patria. Perché tu hai praticamente meno ideologica. È bello, no, Heimat? Però tu hai una doppia cultura. Tu sei l'esempio vivente del multiculturalismo, no? Tu sei bilingue, hai due identità culturali. Io sono la tua sorella europea. Da sempre. Sì. No, ma siccome è molto fuori moda. Sì, molto, ma... Allora mi chiedevo... È un grave errore, perché in realtà per te che esperienza è stata questa commissione di culture? Allora, io vengo dal gruppo linguistico tedesco, quindi noi eravamo impero austro-ungarico, a 5 anni, 6 anni ho cominciato a imparare l'italiano, e quando mi hanno messo in una scuola italiana, sei lì... Come quando ti buttano in acqua, o nuoti o se no affoghi, ho nuotato e ho imparato sin da piccola, con una frontiera dentro, a fare una sintesi e quindi a mediare. E poi dopo, insomma, sono diventata trilingue, quadrilingue, ho sposato un francese, quindi sono europea da tanto tempo. Quindi questa Europa gliela farà o non gliela farà? Perché mai come in questo momento... Sembra che no, il sovranismo possa vincere, l'Europa ce l'ha... Io penso che poi le italiane e gli italiani non si lasceranno, come dire, sommergere da questa propaganda. Io penso che in tanti abbiamo capito che l'Europa, che ha bisogno di aggiustamenti, che non è perfetta, è però la cosa... più forte e più bella che abbiamo costruito sulle macerie delle due guerre mondiali. E quindi non possiamo non volerle bene e non possiamo non proteggerla e tutelarla. Non possiamo. Questo inno europeista. Ringraziamo Willy Gruber. Grazie. Alla TV delle ragazze. Ci vediamo tra 3 anni. Pubblicità, a tra poco.